Si tratta della giornata al parco, un grande evento nell'ambito del quale verrà celebrata anche la giornata nazionale dello sport, istituita dalla presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza della delegazione provinciale del CONI, guidata dalla professoressa Elena Vellone, e che si avvale del patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico Regione Sicilia, presieduto da Salvatore Mussoni. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Batti Cuore, Batti Onlus ETS, presieduta dal dottor Gaspare Rubino e direttamente promossa dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con il sostegno dell'Assemblea regionale siciliana, del Comune di Marsala, dell'ASP di Trapani, della delegazione CONI di Trapani e di tante associazioni del terzo settore sportive e musicali. Il mio desiderio è proprio quello di coinvolgere quante più persone possibili, perché io sono convinta che si ama quello che si conosce. Quindi far conoscere il nostro parco è la mia mission, il desiderio che possa questo luogo entrare nel cuore di ognuno dei soggetti che lo vorrà vivere, sarà la premessa per l'attenzione, la cura al luogo, al nostro parco e al territorio nel suo complesso. E dobbiamo proporre per diminuire il tasso di eventi acuti delle varie malattie, non solo cardiovascolari, ma anche neoplastiche, neurologiche. Io parlo dell'Alzheimer che sta abbassando il livello di insorgenza nell'età. I colleghi neurologi mi parlano di gente a 40, 50 anni che entra in demenza. Da questo punto di vista dobbiamo e proporre alla gente un stile di vita nuovo e la giornata al parco darà l'esempio di un nuovo stile di vita.